Questo ultimo pezzo, ecco qua, ho finito di nuovo la mia torre. Ciao Johnny. Ma... ciao Giada. Cosa stai facendo? Giada, ho finito per l'ennesima volta la mia torre. Quanto mi piace costruire. Ma l'abbiamo già costruita. Giada, si può anche togliere tutto e ricostruire da capo. È semplice, Giada, è semplice. Hai ragione, è poi anche divertente. Sì. E infatti io non vedo l'ora di costruire la fortezza fiamma e il castello glaciale. Quello che faremo in questo momento. No. Adesso non si può. Come, da quando lo faccio? Ma non ti sei accorto che è iniziata la puntata? Oh no, scusate. Ero troppo preso nel costruire la mia torre. Sei pronto? Sì. Ciao ragazzi, bentornati a Gormiti Show! Ok, allora stavamo dicendo che stiamo per costruire finalmente la... Perché mi guardi così? No, adesso non possiamo. Dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti. Ok Giada, ci siamo. Ok, pronti per sfidarci? Pronti per la sfida. Ma perché sei così convinta? È perché bisogna avere sempre speranza. Ah, okay, e io okay. Ho sempre speranza di vincere. Facciamo così. Facciamo così questa volta, ci ho pensato a lungo. Ci avviciniamo a Natale. Ok. Siccome vinco sempre. Ok, facciamo una cosa. Oggi mi fai vincere. No, facciamo così. La bustina che scarterai tu è per me. Ah, facciamo il cambio. La bustina. Quindi che io scelgo quella per te, tu scegli quella per me. Però la scarti tu e parli tu a nome mio. Ok. E io scarto per te, quindi io dirò il numero. Facciamo che ti faccio vedere. No, capito. Secondo me c'è il trucchetto. Non c'è il trucchetto. Fai finta che... Posso fidare? Allora, così lo sanno anche i bambini. Il Gormita che... No, io voglio tenere questa qui. Oh no, non si torna indietro. No. Non si torna indietro. Hai accettato. No, non ho accettato. Hai accettato. No. Sì. Io voglio questa. No. È mia. No, mi spiace. No. Mi spiace a me. No. Hai detto di sì, hai detto mi piace questa idea. No, quindi, mi piace, ma non ho detto accetto. Quindi proseguiamo con quell'idea. È mia. Cosa ho trovato, Giada? Io ho trovato? No, io ho trovato Lord Helios. Aro! È mio! No, è mio, Gianni, no. Per una volta, è mio. No, andiamo avanti. Io ho trovato... arrivo, Irok! Allora, sulla card ho trovato il numero 9. Grazie, il numero 9, perché finalmente è merito mio. E tu, Giada, hai trovato il 7. No, io ho trovato il 9. E sotto il piede, cara Giada, hai trovato il 2. No, tu hai trovato il 2, io ho trovato il 7. Ho vinto! E quindi ho vinto! Poi ho vinto in super modo. Mi spiace, Giada, ma anche questa volta hai perso. Questa volta ho vinto, perché ho scelto io questa. Fate un rewind, bambini, e andate a vedere cosa ha detto all'inizio prima della puntata. No, mi piace, ma non lo accetto. Ma ora facciamo una magia, perché grazie a questa mia vittoria possiamo proseguire. E fai una magia che mi serve una cosa. Di che ho vinto io. Impossibile. Ammettilo. E io ti faccio apparire quello che vuoi. Quando riguarderai questa puntata con i bambini, quando schiaccerai play, riguarda quello che hai detto all'inizio, ma adesso proseguiamo. No, è mia. No, Gianni, non ti faccio apparire quello che vuoi. No, non funziona, lo faccio io. Dimmelo. No. Dai. Non hai vinto. Giada ha vinto. Giada hai vinto. Ecco perché hai detto che ho vinto e quindi... Brava Giada, guarda, mi spiace che hai perso. No, ora, no, è mio questo. Proseguiamo. Allora, guarda qua. Che bello, guardate i bambini. Hai un sacco di figurine da attaccare. Abbiamo l'album delle figurine Panini dei Gormiti. Non panini da mangiare, Giada. Sei tu quello che pensi sempre a mangiare. Allora. Vai, dimmi il numero che io te lo cerco. Attacchiamo un bellissimo track oro, numero 51. 51, eccolo qua. L'attacchiamo subito. Che bella questa. Attacca quella tu intanto, dai. Chi è? Allora. Icor. Il 49, sì. Tutto brillantinoso. Quanto mi piace attaccare figurine, mi ricorda quando ero piccolino, guarda. sempre, prima di andare a scuola, chiedevo alla mamma se mi comprava le figurine, sempre.
e riusciva a finire le tue collezioni. Ci mettevo un sacco un po' di doppioni, cioè, però sì, mi divertivo tantissimo a scambiarle. La cosa bella dei doppioni è che appunto con i miei amichetti alle elementari ce li scambiavamo. Guarda, la ricreazione, no, io all'inizio della scuola. Giada! Cosa? Ma no, devo andare a finire la mia letterina, no? Sto scrivendo la 15ª letterina a Babbo Natale. La 15ª? Ma ne basta una! No, perché? Giada, perché poi magari non gli arriva, siccome è intasato di lettere, povero, e c'ha anche ragione. Ma arriva sempre la letterina a Babbo Natale, E se poi non arriva e non mi arriva nei regali che ho chiesto, mi sono portato avanti e ne ho scritta la 15ª. Adesso gliela... Ma gliel'hai già spedita? Sto andando. No, non puoi andare. Un secondo. No, dobbiamo... C'è un nostro amico che ci sta aspettando e tu non puoi andare. Lo fai dopo, ok? Quando finiamo la puntata. Va bene, mi ha scelto. Andiamo? Sì. Achille! Ciao! Ma wow! Guarda. Che bello vederti! Quanti anni hai, Achille? Sei. Sai, io so che tu ti sei collegato con noi perché sei pronto a combattere, giusto? Ti sei allenato? Ma chi è che vuoi sfidare? Il campione dei campioni? Giada. Guarda, è già pronto, Sei già pronto? Mamma, io sono impreparatissimo. Aspetta, Johnny, chi vuoi sfidare? Me o Johnny? Johnny. Ok, guarda che adesso lui ti batte, secondo me, perché sembra molto forte. Mi alzo le mani. Vado a prendere la bustina. La bustina, Giada! Veloce, Giada, lancia! Presa! Mamma mia! Vediamo! Sono un po' agitato. Guarda, io tifo per te, perché allora, lui ha vinto troppe volte. Facciamo così, Achille. Io e te siamo gli sfidanti e Giada è il nostro arbitro. Sei pronto? Cosa dobbiamo fare, allora, Giada? Allora, al tre dovete scartarla, ok? Vai! Uno, due, tre! Vai, vediamo! Oh! Aspetta, Johnny. Arrivo. Aspetta che la Giada sta scartando. Ok. E poi Achille ci dirà che cos'ha sulla card. Ok, prima che hai trovato, Achille, vediamo. Sono proprio curioso. Vulcan. Ok, sulla card che numero hai? 8. Ok, wow, io ho trovato Orion. E che numero hai sulla card? Sulla card, non so se lo vedi, ma ho il numero 7. Ah! Ah, l'ha visto. Oh, quindi è in vantaggio lui. Vabbè, Achille, sei solo... Lo sapevi già? Sì, perché anche io sul mio gormitorio avevo lo stesso numero. Ah, vedi, se lo ricordava. Vero, perché lui lo sa bene che la card è lo stesso numero, ma cambia il numero sotto. Esatto, quindi adesso dici un po'. Che numero hai sotto al piedino del tuo gormita? Il numero 1. Totale 9. Vedi, hai già fatto il totale. Allora, io non guarderò il numero. Come non? Perché lo so che sono troppo forte, lo farò vedere a te. Ah. Io il numero 7, ricordati. Prego, annuncia la mia vittoria. Ha vinto Achille! Ma come Achille? Ah. Sì, perché ha il numero più alto. Ho trovato il numero 1 io. Quindi sei riuscito a sconfiggerlo. Ma com'è che contro di te io vinco sempre, contro i bambini perdo sempre? Non lo so, si alleneranno forse più di me. Vabbè Achille, non lo so. Per questa volta mi hai battuto. Sei stato bravissimo. Va bene, come vedi qua è arrivato Natale e noi ti facciamo un super saluto natalizio. Ci sentiamo e ci vediamo, Achille! Ciao! È arrivato il momento della bacheca gormitica! Allora. Abbiamo ricevuto una foto dei disegni. Sì. Allora, Gianluca sì. ci manda una sua super foto insieme ai suoi gormiti. È come sorridente, carino. Sì, è tutto contento e ci scrive: ciao Johnny e Giada, non vedo l'ora che guardiate il mio video. E poi una volta ho fatto lo slogu e ho seguito la vostra ricetta. Ciao! Com'era? Era buono, lo spero. Lo slogu! A me era piaciuto tantissimo. Lo so, te lo rimangi due pentoloni ti sei mangiata. Sei uscita che rotolavi. No, non è vero. Non ci passavi dalla porta che ti ho detto Giada, non così, che devi passare in questo modo. No, non è vero. No, comunque è vero, abbiamo visto il video, è stato bellissimo. È vero, grazie Gianluca. Sei ti mandiamo un bacio. Sei molto carino, grazie. Poi, abbiamo ricevuto dei disegni. Carissimo Roberto, ci scrive: ciao, mi presento, sono Roberto, ho 6 anni e vivo a Roma. Il vostro è uno dei miei canali YouTube preferiti.
e sono uno dei vostri più grandi fan. Grazie. È la prima volta che vi scrivo per inviarvi dei miei disegni. Mi piacciono tutti i gormiti e ascolto sempre le loro canzoni quando sono in macchina. Che bello, quindi saprò la sigla anche a memoria. Che bello, grazie per seguirci così tanto. Grazie mille, davvero. E ci ha disegnato, sì, due disegni. Perché secondo te, Giada, un fan così super gormitico ha disegnato un disegno per te e un disegno per me? Perché lo sa quali sono i nostri gormiti preferiti. Il mio è Titano e quindi infatti ha disegnato Titano e Trek. A me ha disegnato Carrion e Riff. Quindi grazie. È davvero un super fan, grazie. Ci ha dato la prova. Grazie. Mega abbraccioni! Grazie mille, ok. Gianni, però la puntata è finita. Giusto, continuate a mandarci disegni a gormitishow.com. Sì, okay. Non li mostriamo in puntata, sì. Mandateci disegni, foto, video, tutto quello che volete. Se volete anche parlare con noi. Tutto quanto. Su questo sito. Ci avviciniamo al Natale. Non vedo l'ora Giada. Non perdete le prossime puntate, mi raccomando. Io vi saluto, ragazzi. Lascio qui Giada perché devo correre a finire. No, aspetta, salutiamo i nostri amici. Devo finire letterina. Tra poco la finiamo. Dovete seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, il canale ufficiale di YouTube. Io corro. Mettete tantissimi like. Ciao. Gianni, aspetta.